Un muro di carta che proietta lo spettatore in un limbo di figure armoniose e spazi bianchi in cui tuffarsi e ridefinire i confini della propria identità. Sono i 15 fogli disegnati da Ruby Oninieci a Manze che compongono l'installazione How to be enough, letteralmente come essere sufficiente, alla collezione Maramotti di Reggio Emilia. How to be enough is the title of this piece as a whole. Each of the individual sheets have their own title. Paper being presented without frame and structure and mount intentionally, and that being enough. It doesn't need any additional anything. And the second thing is thinking about minimalism more and more. As I've continued to work over the years, my palette, my elements, all of these things that I've been working with have reduced, and I now have less to play with. Using less within a large space presents particular challenges, and it's not about doing more or putting more into it, it's about figuring out how to let those fewer elements hold all of the weight. Nata in Nigeria nel 1982, cresciuta tra Inghilterra e Stati Uniti, Amanze chiama casa molti luoghi nel mondo. In 17 anni di attività ha creato un proprio universo artistico caratterizzato dall'uso del disegno figurativo con contaminazioni di elementi geometrici, texture tessili e fotografie, nel quale ha espresso i concetti di ibridazione culturale, fluidità del tempo e dello spazio. Figure simboliche ricorrenti abitano le sue opere, evocando relazioni e significati esistenziali che l'artista scompone e ricompone. Nella mostra alla Maramotti se ne riconoscono alcune. La piscina, ad esempio, luogo in cui la geometria definita dall'architettura si scontra col movimento perpetuo e indefinito dell'acqua. Oppure Audrey the Leopard, un umano col volto di leopardo che sembra portare con sé la nostalgia della terra d'origine. Ed Ada the Alien, personaggio con le sembianze della stessa artista, a sua volta danzatrice e coreografa, elemento di connessione tra il disegno e la danza. I'm more interested in the ways that stories are told non-verbally in forms such as dance, where you can go view a dance and sit there for an hour and a half and come away with the feeling of what happened. That's how I approach the drawings too. All of these pieces that are functioning essentially as dancers, I have to move them and see them as moving objects in the same way that a choreographer is looking at a stage and orchestrating all of the parts as individuals and as a whole. Con la mostra alla Maramotti, Amanze si confronta per la prima volta con la scala monumentale. L'installazione copre per intero i circa 18 metri per 3 della parete più grande della Pattern Room, la sala per la quale è stata pensata. La carta è protagonista. Non come semplice sfondo, ma come tessuto connettivo. Una struttura fragile e solida insieme, pittorica e sculturale, che riflette il gusto di Amanze per i contrasti, i vuoti e i pieni. I'm thinking of it as a capsule of elements that I'm working with. If I place an object in a particular direction, what then happens to the space around it? Because there's no framing system, there are no additional structures outside of the hanging structure, the paper is that much more present as part of the work. The paper now at this point is as much an element or a character as any of the other, so I'm aware of the edge, I'm aware of the surface. I am not here to cover the paper, I'm not here to hide it, I'm here to work with it and to develop relationships between it and the elements that I'm bringing into it.
Pensata e realizzata nell'atelier dell'artista a Filadelfia, l'opera è stata trasferita alla collezione Maramotti, dove sono state apportate le ultime modifiche ed è avvenuto il delicato processo del montaggio. Amanze ha diretto le operazioni in collegamento video, un passaggio inevitabile data la crisi globale, ma che ha fatto rispecchiare la ricerca dell'artista nella realtà del presente. Viviamo uno spazio sempre meno fisico e sempre più interiore.